Una stagione per l'Aglianese davvero davanti, a portata di mano c'è la Serie C, ma ci sono 180 minuti ad altissima intensità, a cominciare ovviamente dal Super Derby con il Prato. È cominciata adesso e allora andiamo subito a sciorinare le formazioni e le squadre con l'Aglianese, subito in avanti, attenzione perché qui si comincia a mille all'ora con il cross di Giuseppe Giannini. E allora andiamo a leggere le formazioni delle squadre in maglia azzurra, tanto attenzione subito all'Aglianese che segna il vantaggio dell'Aglianese, ma è fuori gioco, Russo dopo appena 25 secondi aveva segnato. Prato avanza, Spinosa, il tocco è per Tavano, la conclusione, la palla alta sopra la traversa, occasioni da una parte e dall'altra per Thomas Quassi, attenzione a campo Quassi, limite dell'area, salta coda ancora Quassi, la palla è per Tavano e la palla in rete, il Prato in vantaggio con Ciccio Tavano esattamente al minuto 7 nel corso del primo tempo, il Prato è in vantaggio con la rete di Tavano. Attenzione a Quassi, recupera coda, in precedenza saltato nettamente da Tavano, attenzione a Brega, esce Piretro, Brega, il tiro, il pareggio dell'Aglianese, ancora lui, ancora Cristian Brega, ma che partita è qua Germano Bellucci, 9 minuti, chiama Tavano, risponde Brega, è 1-1, perché c'è Calamai, limite dell'aria, Calamai 1-1 con Righetti, ancora Calamai, il tocco per Carli, la conclusione, la palla fuori, Ballardini, area di rigore, Ballardini, il tocco per Russo, il tocco adesso è per Brega, la conclusione di Brega, fuori, campo aperto, l'Aglianese prova ad andare, la formazione neroverde, il tocco centrale, attenzione per Russo, carica il tiro, Piretro, questa volta c'è, care Spinosa, va Spinosa, effettua il cross, Ouattara, palla fuori di poco con il colpo di testa da parte di Ouattara, palla che ha recuperato Remedi, attenzione all'Aglianese, Russo, conclusione, palla alta, attenzione Cristian Brega, area di rigore ovviamente del Prato, Brega, il tocco centrale, attenzione Ballardini che apre troppo il piattone, che va ad allargare per Righetti, la mette Righetti di prima intenzione, attenzione Fremura, anticipa Giannini, poi Ballardini, la palla è per Russo, limite dell'area, Russo, palla alta sopra la traversa, assolutamente Ouattara, attenzione Quassi, Ouattara, ma che intervento ha fatto Colombini, strepitoso, questo non è un gol ma poco ci manca, Cecchi, poi esce Colombini, non c'è senza recupero, sul secondo palo a cercare Colombini, ecco la battuta, Colombini di testa, palla fuori, ma c'è l'intervento da parte di Chanamé, poi il recupero da parte di Righetti che la può mettere dentro, la palla per Ballardini e la che calcia alto sopra la traversa, sempre Russo, suggerimento per Righetti, vediamo se la mette, sì la mette, la palla è per Russo, palla alta che non sta nella pelle, batte Bellazzini, attenzione colpo di testa Panelli, altra occasione, intervento di Tognarelli, poi Giordani, attenzione, attacco vivo, Giordani, Bellazzini, devia Tognarelli, la battuta del calcio d'angolo, la palla dentro, il rete del Prato, Falchini. Il Prato segna, Falchini, porta avanti il Prato al minuto 44 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Prato in vantaggio con Gabriele Falchini e quindi la formazione biancoazzurra riesce a portarsi avanti, a espugnare quindi per il momento il campo dell'Aglianese, è giocata da Soldani, ancora Soldani che la mette dentro, Gelli, la palla è per Giordani, Piretro salva tutto, attacco ancora vivo Piretro, sta succedendo di tutto qua al Germano Bellucci, vale a dire il salto in C2, la battuta da parte di Carcani e finisce qua con il Prato che vince ad Agliana per 2-1 grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Tavano e da Falchini nella ripresa, il gol per quanto riguarda la formazione dell'Aglianese realizzato da Brega al nono, finisce qua, c'è qualche polemica in campo tra le due squadre e vedete c'è un po' di tensione, però il Prato espugna il Germano Bellucci di Agliana, il telegramma conclusivo del nostro Adele Abbate. Partita vera, partita combattuta, derby davvero di grande livello fra le due squadre e il gol di Falchini al 90° ha di fatto consegnato il campionato alla Fiorenzuola, Aglianese generosa nella ripresa a cercare il gol del 2-1 ma poco lucida.